Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. Amici di Radio Bruno, nel nostro salottino ospitiamo Enrico Di Giotti, bentornato. Grazie. Io dico bentornato perché ormai qua al festival, insomma, ti si vede spesso e quindi anche all'interno del nostro salotto ed è sempre un grandissimo piacere. Siamo a metà del percorso, stiamo vedendo l'arrivo più o meno? Sì, più o meno, sì, al penultimo giorno, quindi sì. Sì. Ma è la parte più faticosa, quella che sta per arrivare, o è la prima, quella fatta, insomma, dove c'è l'esordio, dove c'è il debutto, dove c'è il primo ascolto, dove c'è il duetto? Ma no, è uguale, ogni sera c'ha la sua storia, quindi sì, è uguale, identico. Partiamo allora da quello che è successo poco fa, cioè la serata dei duetti, molto emozionante perché la scelta della canzone, tra l'altro una canzone con un tema importante, l'hai fatta con un cantautore che insomma è uno di quelli che porta concetti, esprime concetti in poesia, che è Simone Cristicchi. Prima di tutto sei soddisfatto, ma soprattutto come ti è venuta l'idea di affiancarti a Simone? Ma è stata una cosa che volevo portare quella canzone lì perché volevo... È una canzone che avrei voluto scrivere, una canzone che toccava dei sentimenti diversi dalla mia, però forse simile a quelle che avevo portato l'altro anno, quindi volevo comunque sia avere due facce che fanno parte di me nella stessa settimana e quindi ho deciso di venire con quella. È un risultato comunque che è stato premiato, ci è piaciuta moltissimo. Io mi sono emozionato, quindi quando è così vuol dire che va bene. Al di là delle classifiche, dei risultati, perché c'è un po' questa sensazione, ormai tu non sei al tuo primo festival, quindi puoi parlare anche con una certa esperienza, si sente la competizione? No, la classifica non conta niente. Io l'altro anno arrivai esimo con Un anno Hollywood, ma insomma è un pezzo che è rimasto, quindi la classifica non conta, è un gioco comunque. Cioè venire a Sanremo, meno io vengo a Sanremo perché hai una settimana per farti pubblicità, per quello, per promuovere l'album, il tour, in realtà è promozione. Le gare non... cioè una gara musicale ha poco senso, capito? È il gioco perché è giusto che ci sia, è il Festival di Sanremo, però la classifica non cambia la tua canzone, capito? Non cambia quello che al pubblico arriva, ecco. E a volte neanche la tua carriera, perché no. Celebri gli ultimi classificati, sì, che sono tra i più grandi della musica italiana. Parliamo della tua canzone, sì. E quindi arriviamo al motivo. Radio Bruno al Festival di Sanremo, in collaborazione con l'Isola dei Tesori, Grissinbon, Renault Franciosi, Nutrileia, ODS Giocattoli, Ital Pizza, Biper Banca, Marlù, Diversamente Tu,